bentornati, bentornati in quel di Cervesina. Siamo pronti per assistere a gara 2. Qui a mio fianco Andrea Cherubini della CRV. Sì, qua io sono partito dalla corsia box. Niente, Andre non ci dice nemmeno quello che succede. Lui ci dice una visto, cosa. Non mi sono visto arrivare per ultimo. C'hai ragione, un buongiorno a tutti. Anzi, buonasera, ragazzi. È gara 2 questa. Ragazzi, qui fa freddo. Qui va freddo forte. Però fa freddo come temperatura, ma l'asfalto era appena più caldo. Asfalto appena più caldo. Ecco perché mi servono questi piloti qui a mio fianco. Andrea, la partenza di Redaelli è sempre a fion da ticchetto. Perché mi parti dalla pit lane? Sono preso la pit lane perché mi mancava il meccanico che mettesse le termocoperte. Allora, onde evitare di perdere punti sul per quanto riguarda il lato caldo delle gomme, ho deciso di partire dalla pit lane. Ne hai risentito? No, perché appena siamo partiti è una partenza molto veloce, quello del CRV, perciò mi sono allineato e non ho perso praticamente niente. Non ha perso. Poi in gara 2 sono partito bene. Qua. In gara 2 è partito bene, quindi vi consiglio di assistere in maniera importante. Guerra bellissima dietro, fa paura. Sì, fanno paura, non è una cosa incredibile, perché siete 31 piloti e io, meno male, indescrivibile. Oggettivamente è complicatissimo per me. Cosso Cam è una partenza bruttissima. E anche dall'esterno ci provo, da tutte le parti. Questo è maggio dall'esterno. Luca Maggio, io ho avuto la fortuna e il piacere di fare una cronaca con lui. E già, ad esempio, guarda il gap che si crea tra Redaelli e Ioverno, che prima hai sottolineato. Che ci fai in quarta posizione tu? Sono partito bene. Qua mi sa che è un po' esagerato. Partito bene, sei stato fortunato. Partito da buon milanese stavolta. Non è stato fortunato. Sì, bravo, ma guardate la Madonnina. L'ha guardata. Comunque, la Madonnina, dimmi. Devo fare i complimenti perché anche Tommy, Andrea, c'è stata grande battaglia dietro alle loro spalle. Vedo anche dei piloti. Guarda qua di Giacomo. Gerardi e Bruno si sono scornati un bel po' di volte durante la gara. So per certo di questo perché poi me l'ha raccontata. E stavo osservando le immagini cercando di vedere dove si fossero presi. Esatto, dove si fossero presi, mentre Redaelli conduce una gara, tu me l'hai detto, a una moto più performante di Maria, scavalcato intanto forse da Di Giacomo, ma proverà a rientrare all'interno. No, si deve accodare, aspettare probabilmente per altri sorpassi. Qua dietro se le danno di santa ragione, ma manco, come se non ci fosse un domani. Non fai tempo a starnutire, no, esatto. L'hanno già sorpassato. No, ma non faccio neanche tempo io a fermarmi a guardare te per dirti una roba che si stanno sorpassando ancora. Guarda qua gli incroci di traiettaghe. Guarda come Maria stringono. Forse quelle di Giacomo. De Maria scavalcato anche da Piovani. Mentre questo è maggio, giusto? No, non è maggio. Questo ha 66 anni, questo personaggio qua, paura. Tanto di cappello. Mi pare che c'è 66 anni, non vorrei dire una stupidata, ma tanta roba. Vuol dire che c'ho ancora 16 anni davanti per poter guidare una moto. Ah, Regen! Regen, sì, bravissimo. Assolutamente, 66 anni, ragazzi, per me hai vinto solo perché ti sei presentato ai nastri di partenza. Tu che cosa stai facendo? Mi fai vedere? Sto provando ad andare a prendere. Non li ho mollati fino alla fine. Ha provato a prendere Venezia, non vi diamo nessuna anticipazione. Scoop, ma che Rubini ci sta provando. Stavo provando. Occhio, però, perché alle spalle Sgaribaldi, Bossotto, Spatari si stanno iniziando a fare minacciosi. E mi ha fatto un gesto per dire: occhio Gianluca, perché ne succederanno di tutti i colori. Mentre Ioverno secondo. A questo punto, però, ti chiedo, Andre, la performance delle gomme qua è cambiata dopo gara 2. È passato tantissimo tempo perché siete stati la categoria che ha perso più tempo di stacco tra le due gare. Occhio che c'hai, ho tanta roba. Sì, ti dico, io mi sono un po' a rammarico di non aver messo gomma nuova, sinceramente. E poi con il meccanico ha cercato una soluzione, però essendo non molto bravo nel sistemare la moto ciclisticamente parlando, abbiamo provato una soluzione che poi non ha funzionato in gara. E ho dovuto a rinunciare a quello che mentre giravo avrei voluto. Ma tu io ci credevo quando avevo davanti. Se avessi messo gomma nuova ci provavo, poi non è detto che non ci riesce, però ci provavo perché vedi sono lì attaccato a loro fino a questo video per 3 secondi da loro a fine gara, perché poi l'ultimo giro stavo controllando dietro che arrivava Bossotto, giusto? Sì. E arrivava da dietro che sentivo come in gara 1. Ma adesso dopo ti chiedo, perché mi piace molto quello che mi hai detto, il fatto ad esempio che tu li abbia studiati, però. Che comunque qualcosa tanti anni penso ho fatto adesso, perché ho smesso da un po' di anni, mi butto dentro un po' così. Cosso decimo intanto, lo stiamo vedendo live, no. Brutta partenza di Cosso Camera, partiva quinto, si trova decimo e anzi è stato pure costretto a rimontare, mentre Venezia Ioverno, e adesso diventa una sfida nella sfida molto interessante. Jacopo De Maria sedicesimo, vede Piovani davanti scappare, deve provare a mantenere la posizione, e ti dicevo, quindi tu vuol dire comunque
studiare adesso, parliamoci chiaro, non è che ti metti... No, con... no, non è che studi tutti i piloti, perché chiaramente però... non è come moto mondiale o come le categorie italiano così che... Però è un campionato che a livello è molto assettato, cioè a livello di qualità ho visto tanta tanta qualità. Penso di sì, poi c'è gente che dice, ma se io fossi... Cioè, io ti dico sempre, dal divano si va fortissimo, io ho sempre sostenuto di essere più forte di Valentino Rossi, il mio problema era dimostrarlo quando varcavo il cancelletto del paddock. Ma per me tu lo sai di te, Valentino Rossi. Ti ringrazio. Adesso mi prendono in giro dopo questa cosa, perché sono sempre stato, non dico un anti Valentino, però anche tu anche io sono sempre stato un primo un viaggista, ma per quello che riguarda la guida, e poi un lorenziano, e adesso un marchezzino. No, neanche tanto, mi piace molto Quartararo, però mi è deluso quest'anno. Vabbè, veniamo noi, che tanto c'è qua Redaelli, che si è impolato ancora della 125 da solo. Che quando parte mata il terreno, Cosso Camera, una potenza stradominante della sua moto, scavalca, no, mamma mia, gli era entrato in scia, hai visto che lo ha controsorpassato, clamoroso. Cosa ha fatto? Gli ha subito reso Bumper Focaccia, De Maria. Intanto live anche con lui, con la 592 De Maria prova a scavalcare Pignatale, non ci riesce, anzi si allontana. E quindi vi starete, perché entra da tutte le parti, non ci capisci, la mazza, se la posizione, se l'ha mantenuta dopo la partenza. È un continuo scambi di categoria di piloti. Intanto sto guardando che c'è Maggio con Gomez, che si stanno prendendo, perché adesso ho visto che c'è davanti Maggio e Gomez, ma alla fine si sono invertiti sicuramente. Quindi sì, se le sono date di santa ragione Andrea Maggio e Gomez, due... Maggio l'ho conosciuto, pilota molto in gamba, Gomez non lo conosco, ma mi fido delle tue parole. Intanto voi dovete essere qua vicino, Andrea Corbini che si avvicina, sguarda, guarda, inizia a squadrare, cerca di capire chi sono i piloti, assolutamente, cosa sta succedendo. Sto vedendo anche, ad esempio, qua c'è sto Passoni che ha fatto un errore, questo è un altro dei miei ragazzi che è lentissimo nel cambio di direzione, però si è migliorato Girardi. Molto, Girardi, anche Simone si è migliorato moltissimo. Quanti anni ha? Beh, Simone c'ha 40. Oh Simo, porcaccia, vabbè, sono a 40, sono a 40. Però vedi, adesso facciamo, tanto stiamo riguardando il replay. Ad esempio la passione che ci deve mettere anche un pilota, tu che comunque hai 26 anni. Ti ringrazio. Non ne ha 26, ragazzi. Trovo il portafoglio. Devo dirvi la verità, non ne ha 26. Però dico, la passione che ci mettete anche nell'affrontare questi weekend con queste imperdite, cioè era veramente un clima freddo, a un certo punto faceva davvero freddo alle 5:30. Sì, però è proprio passione, però passione. È troppo bello, per me non esiste quando voi dovreste vederlo mentre sta commentando Andrea Corbini. A me ti sembra che gli scenda una lacrimuccia, e non è uno scherzo, sono serio in questo penso caso. Che sia quando chiudi qua visiere, aspetti quel semaforo che si spegne, ci sono poche cose che ti danno queste sensazioni così forti nella vita, per quanto mi riguarda, e penso che la stessa cosa valga per tutti gli altri. Poi non c'è una categoria, non c'è il primo, non c'è l'ultimo, tutti quanti aspettiamo che si spenga il semaforo, sempre detto, poi secondo me non esiste uno che va piano in autodromo, perché bisogna anche provare a essere dietro, capito? Sì, questa è una cosa bella, cioè tu dici è troppo facile stare sempre davanti. Mi sto guardando slow motion questo di Cherubini, me lo devi far avere, si gusta. Mamma mia, ho notato, ragazzi, una cosa molto brutta, molto carina. Sì. No, invece molto carina. Cos'hai fatto? Dicelo, dillo. Taglio, perché stavo provando a vedere quanto tenesse il cordolo per tagliarlo. Bravo, questa è una cosa che io ho chiesto anche ad esempio a Tommy, col quale ho fatto diverse cronache. Chi sfrutta il cordolo e perché lo fa? Lui mi diceva, è chiaro che dipende dalla moto che hai. È strano entrare dentro il cordolo e proprio passarci sopra. Ho visto moto di piloti che hanno vinto la gara, che non che tagliavano, proprio ci passavano dentro al cordolo. Ti dico, è sempre una situazione molto rischiosa, specialmente quando è freddo. Qui intanto siamo live, è sempre Redaelli che vola. E perciò faceva anche freddo e aveva non era perfettamente a posto la pista, no? Quando fa freddo devi starci ancora più attento, però devi fare anche delle prove per vedere mamma mia, che spanciata scodata e tutto quello che chi ne ha più ne metta. Io neanche con la Vespa, quando c'era il freno a pedale mamma mia, e mi stai dicendo appunto, ad esempio, questa è una cosa, anche perché la gara oggettivamente, guarda, Andrea, come la drizza fa impressione, e Redaelli è una cosa clamorosa, ma esce almeno 10 metri avanti rispetto agli altri. Esatto, impressionante. E questo che poi è anche il vantaggio che si crea da solo, che si è creato tutto quel gap con alle spalle Ioverno Venezia, che stanno combattendo per la seconda posizione. Cherubini, che gara di Andrea Cherubini, quarto, sta utilizzando in modo spettacolare la propria moto Redaelli.
Radelli sta utilizzando la moto in maniera spettacolare. Andiamo a vedere. Ricordo, peccato per Visconti che non ha preso proprio nemmeno il via, mentre Costo Camera sta provando una rimonta che non gli sta oggettivamente riuscendo. È decimo, mentre se ne danno di santa ragione Tomio, che adesso è undicesimo, nono Gomez, ottavo Maggio, un posizionamento diversamente da parte di tutti, mentre vediamo Radelli che sta praticamente per ultimare quello che è il sesto giro, andando a iniziare il penultimo giro, il settimo, mentre dietro mi piace sapere quella che è questa battaglia importante tra Ioverno e Venezia, che se le stanno dando di santa ragione per la seconda piazza. Cherubini, si stavo provando ma mi mollava il problema di avere 600 rispetto ai 1000. Avevo due punti dell'autodromo dove facevo fatica, non avendo gomma nuova, non è il dritto, è nel tratto misto dove facevi più fatica, no, e dove vai a agganciare il gas. Chiaramente con 600 devi agganciarlo prima di loro. Il problema è che quel pezzo che nel rettilineo prendi tot tempo, no? Cioè, metti che prendi un secondo in rettilineo, quel gap lo devi superare agganciando prima il gas nell'uscita del rettilineo. Quando agganciavo il gas la moto non eravamo a posto, e questo mi avveniva anche al tornantino di sinistra che affrontavo in prima marcia, perciò quando agganciavo il gas lei tendeva molto a sedersi. Guardate come la muoversi. Chiama lei è la prima volta che la provo questa moto qua, non l'avevo mai provata, è la moto di un mio pilota, è bella? Sì, performante? Molto, sì, molto, e anche il D7 è stato molto bravo, un super picco botta, Roberto, a mettersi a posto, e chi ci ha lavorato sopra chiaramente. Bruno, Diego, Walter, guardalo lì con Gerardi, se le sono date di santa ragione tuo pilota. Si sono divertiti tanto, infatti è arrivato qui. Andrea mi fa, guarda quei due lì, se le sono date dall'inizio alla fine, si sono divertiti un casino, perché alla fine a un certo punto diventa anche bello divertirsi. Qua esce quello squarcio di sole che chiedevate tutti, Radelli completa quello che è il settimo giro, sta involando all'ultimo giro, ragazzi, un distacco enorme, abissale. Qui andiamo live con De Maria che prova a scavalcare il diretto avversario, vediamo se ci riesce con l'esterno, no, proviamo a vedere se riesce a ripuntarlo all'interno, mi fa un cenno che Rubini, no, non ce la può fare, forse perché è meno performante di velocità la moto. Diciamo che è dura, quando si gioca a decimi. Qui che è successo, si stanno accasando tutti quanti, si stanno ingarbugliando tutti, Ioverno Venezia si Andrea di traverso, Andrea, mamma mia, super sorpasso di Andrea Tomio alle spalle Spatari, che deve tenere adesso. Tomio va per quella che è la decima posizione, sta combattendo anche con Trucco, mentre vediamo il dritto finale. Andiamo con Costo Camera live che sta, Costo Camera ha fatto una bella rimonta, Andre, ma è segno però che è partito male Costo Camera, che avrebbe potuto dare da infastidire a tutti quanti, dato di Giacomo ancora alle spalle a chi è, Tomio quello? No, un R6, sì, da quei giri motore un R6 sicuro. Esatto, e intanto Radelli che sta andando a ultimare quelli che sono le ultime curve per un'altra grande, straordinaria vittoria da parte sua, e eccolo lì, bandiera scacchi, vince Radelli, doppio primo, gara 1, gara 2, vediamo come arrivano Ioverno e Venezia, mi interessa tantissimo vedere la sfida tra quei due ragazzacci che se ne sono andati di santa ragione. Ioverno esulta come un pazzo, Venezia terzo, quarto Sgariboldi, quinto Cherubini, esultano tutti fieri e felici della gara che hanno dato, sesto Bossotto, settimo Costo Camera, grande rimolta Gomez, Spatari, Maggio, Tomio, queste le posizioni. È stato un piacere, un piacerissimo stare al mio fianco con Andrea Cherubini. Dobbiamo andare a commentarne un'altra di gara, lui non lo sa nemmeno, ma deve commentarne un'altra questo furbacchione. Dodicesimo Trucco, tredicesimo di Giacomo Mardegan, Piovani, De Maria, Pignatale, in chiusura, super Radelli, Andre? Assolutamente sì, non si può dire niente. Ritmo infervorato, straordinario, meraviglioso e mirabolante, secondo Ioverno. Dopo la terza piazza di prima arriva secondo adesso. Penso che si sia un pochettino anche abituato un po' alla moto. Si invertono le posizioni, Ioverno e Venezia. È stato un piacere, Andrea, commentare CRV1 e CRV2. La penso come te. Grazie ragazzi, molto ciao, super Cherubini quinto, ciao! Pochi secondi con Stefano Costo Camera. Sapevamo non era sicuro di fare tutte e due le gare. Questa qua l'ho fatta giusto per bandiera, tanto sapevo già che avevo secondo e a qualsiasi posizione arrivavo, quindi non mi interessava. Ho avuto anche un po' paura perché mi stavo chiudendo nelle curve lente sempre anteriore, ma chi se ne strafrega, tanto ormai il campionato è finito, siamo arrivati secondi per colpa di povero Cristo Luciano, che ha fatto una brutta caduta, mi dispiace per lui.
e prossimo anno vedremo di fare molto molto meglio. Grazie a tutti. Grazie a te, grazie. È andata veramente bene, ciao a tutti. Mi sono divertito tantissimo, tanto tanto. Purtroppo il mischiare le classi, ovviamente avendo 1600, fanno un po' di problemi, perché comunque loro ne hanno di più, cavalli ce n'è di più, quando sul rettilineo si sta vicini loro vanno via, però si poteva fare qualcosina, qualche posizione in più. E purtroppo qualcuno che fa da tappo e poi ti va via, quindi non riesci, però dobbiamo essere un po' più aggressivi nei sorpassi, questa è una cosa che devo imparare, sì, e per il resto ci siamo divertiti. L'importante è averla portata a casa e ci vediamo prossimo anno. Grazie mille. Grazie mille a voi. Grazie a voi. A presto. Ciao.